Ciao amici, mi guarderanno in due, ma non importa. Allora, ho deciso di fare questo video in realtà per me, non so se lo pubblicherò ancora, però probabilmente sì, per documentare un po' il percorso che sto per intraprendere. Domani inizio ufficialmente la mia cura con la sertralina, che è un antidepressivo. E documentandomi questi giorni su internet ho notato che in inglese c'erano tantissime persone che riportavano la loro esperienza, veramente tantissime, e in italiano zero. Sicuramente perché comunque tutto quello che riguarda la salute mentale in Italia è ancora molto uno stigma, lo è la parola psicologo. Figurati la parola psichiatra, figurati la parola antidepressivo. Dire prendo un antidepressivo, non lo so, la gente magari ti guarda un po' strano. Io stessa in realtà quando me l'hanno proposto, e adesso racconto la storia mia con lo psichiatra, non lo so, la prima impressione è stata oddio, perché me lo sta dicendo? Sono sempre stata un po' prevenuta riguardo ai farmaci, devo essere sincera, riguardo a questo tipo di farmaci. Nonostante io abbia una storia familiare per cui insomma, i psicofarmaci, i farmaci in generale di questo tipo sono molto sdoganati, ho parenti molto stretti che li prendono da una vita e che li hanno presi, quindi so di cosa parlo, però appunto per quello diciamo che ho dei parenti che hanno avuto degli effetti collaterali non troppo belli e quindi sono sempre stata un po' prevenuta e ho sempre avuto l'idea, ok, non voglio finire così, non voglio anch'io prendere quelle cose e finire per sentirmi uno zombie, non sentire niente. Quindi cominciamo con la storia. Arrivo dallo psichiatra in realtà per un altro motivo. Erano anni che prendevo delle pastiglie per dormire, dei sonniferi che, sebbene mi hanno aiutato con un'insonnia fortissima che mi accompagna da sempre, però che è peggiorata molto circa 10 anni fa, più o meno nel 2012, da quando ho iniziato a prendere queste pastiglie. Però sento anche che negli anni mi hanno procurato dei danni, infatti queste pastiglie contengono benzodiazepine e adesso non farò un approfondimento su questo, però insomma non sono delle sostanze molto amichevoli, ecco, anzi sono molto dannose e possono essere molto dannose sia fisicamente che psicologicamente, oltre a creare una fortissima dipendenza pari all'alcol. Quindi negli anni ovviamente anche a me hanno procurato dipendenza, nel senso che non riuscivo a dormire senza, non riuscivo a smettere. Però tutto sommato mi andava bene così, quindi non ho mai avuto l'esigenza di dover smettere, anche se pian piano, diciamo, mi rendevo conto che qualcosa non andava. Pari passo con questo, io soffro d'ansia da una vita e nel corso degli ultimi anni, dovuto anche a certe cose che mi sono successe, oltre al Covid, che è successo a tutti, ma anche ad altre esperienze un po' tossiche e traumatiche, la mia ansia è aumentata e queste pastiglie erano un po' il mio rifugio. Nel senso che dormire per me era un po' arrivare a fine giornata, spegnere il cervello e fare un reset di tutto, soprattutto dopo magari le giornate brutte o delle giornate particolarmente difficili da affrontare, che è un meccanismo non sano. In più, chiaramente, proprio come l'alcol, queste pastiglie dopo un po' cominciano a non fare più effetto, quindi devi aumentare la dose, quindi una che ne prendevo sono cominciata a diventare due, poi tre, poi quattro e mi sono fermata a quattro fino a qualche settimana fa in cui ho detto ok, basta, voglio smettere, non voglio più essere dipendente da queste cose che sento non mi stanno facendo bene, sento che negli anni davvero mi hanno, credo, aumentato anche l'ansia e anche episodi depressivi.
E quindi volevo smettere. Quindi arrivo dallo psicologo principalmente per questo motivo, ne parliamo, mi dà una cura, adesso sono in una... le pastiglie le ho smesse, però insomma mi ha dato un farmaco sostitutivo sempre che contiene benzodiazepine perché non posso assolutamente smetterle così di botto perché è molto pericoloso, però sto pian piano, sono delle gocce, quindi sto pian piano scalando e sto cercando di eliminare quel problema. Però nel frattempo con lo psichiatra incominciamo a parlare dell'insonnia, del perché di questa insonnia, da dove viene. E lui mi dice chiaramente che l'insonnia, secondo lui, è un sintomo secondario di un sintomo primario che in realtà è l'ansia. E incominciamo a parlare della mia ansia, da dove viene, se ce l'ho sempre avuta, in che situazioni mi sento ansiosa. Io ho sempre sofferto d'ansia, ho avuto un'infanzia un po' così traumatica e tumultuosa, un'adolescenza ancora peggio, dove è uscita tutta la mia rabbia e probabilmente anche depressione, credo in quella fase della mia vita, 14-15 anni, chi era in classe con me probabilmente si ricorda. E di aver avuto degli episodi depressivi, ero molto, molto scontrosa, molto arrabbiata, però non mi facevo domande su quello che mi stava succedendo, ero molto piccola, ero molto immatura, quindi vivevo i miei tumulti interiori così, come venivano. Crescendo poi, comunque, diciamo che l'ansia aumentata. Aumentava soprattutto in relazioni a relazioni d'amore, che sono sempre stato un po' il mio tallone d'Achille, ma non entrerò in questo tema. Però proprio ansia generalizzata, anche andare a un colloquio, ansia sociale, anche stare in mezzo a tante persone, parlare in mezzo a tante persone. Ho sempre fatto esperienze molto forti, tipo prendere un aereo, viaggiare da sola, ricostruirmi una vita da zero in una città che non conosco, eppure sempre con molta ansia. E devo dire che negli ultimi anni è peggiorata parecchio. Io personalmente credo che anche dovuto a queste pastiglie di cui parlavo prima, però mi rendo conto che soprattutto ultimamente gestire piccole, ma veramente piccole cose, piccoli problemi quotidiani mi generavano un'ansia pazzesca. Non riuscire a mantenere il controllo sulle mie emozioni, quindi diciamo, se il range delle emozioni normali è così, il mio è così. E quando succedono delle cose che bisognerebbe gestire in maniera razionale e più sensata, più tranquilla, io non riesco a mantenere la calma e reagisco impulsivamente o comunque in maniera non razionale tante volte e facendo anche molti casini e ferendo me stessa poi. E quindi mi ha proposto questo farmaco, la sertralina, che in realtà all'inizio lui ha detto è un antidepressivo e come ho detto all'inizio io tipo... Come io un antidepressivo aiuto, no? E allora lui ha detto: no, meglio che lo chiamiamo serotoninergico. Che cos'è? Sostanzialmente agisce su un neurotrasmettitore della serotonina e quindi aiuta a aumentare i livelli di serotonina nel tuo corpo, facendoti sentire meno ansioso, facendoti sentire più di buon umore, regolando gli stati emotivi che, come ho detto, se i miei normalmente sono così, poi dovrebbero essere più bilanciati e quindi aiutarmi anche a prendere scelte più razionali ed equilibrate per la mia vita. Quindi, morale della storia, dopo tutto questo ragionamento che ho fatto con lo psichiatra, ragionamenti che poi io faccio anche con la mia psicologa, by the way, nel senso che io sono in psicoterapia da 4 anni ormai, quindi conosco i miei demoni interiori perfettamente e tante volte abbiamo parlato di questo e effettivamente un tema ricorrente è proprio questo dell'ansia.
E quindi facendo un ragionamento col mio psichiatra, semplicemente lui mi ha proposto, ok, tu stai facendo un percorso, sicuramente sei migliorata da quando l'hai fatto, stai facendo delle pratiche che ti aiutano, faccio molta mindfulness, yoga, sport, che mi aiuta tantissimo con l'ansia, però perché non provare a trattare quest'ansia anche farmacologicamente? E in più aiutarmi con questi, diciamo, episodi depressivi. Io ho avuto familiari depressi, ho, diciamo, esperienze in famiglia di gente che ha sofferto di depressione, quindi l'ho vista. E personalmente non credo di essere mai stata depressa, veramente, la depressione è un'altra cosa. Ma ho vissuto sicuramente dei momenti, degli episodi della mia vita associati sempre a qualcosa, ma comunque degli episodi dove sicuramente ero un po' depressa. Sì, ho vissuto dei momenti di depressione e quindi questa pastiglia può aiutare anche in questo senso. Lo psichiatra poi mi ha spiegato anche tutto l'iter, insomma, tutti gli effetti collaterali anche che questo farmaco può portare, perché ce ne sono. All'inizio non è facile, chiaramente il corpo si deve abituare, il cervello si deve abituare a un nuovo balance, a un nuovo, diciamo, assetto chimico, cambiano un po' di cose. E quindi le prime settimane ci possono essere degli effetti collaterali anche non piacevoli, quindi l'aumento dell'ansia, paradossalmente, fisicamente nausea, mal di testa, stanchezza, diarrea, perdita di appetito, attacchi di panico, insomma cose non molto piacevoli. Cioè, paradossalmente sentirsi peggio di quello che ci si sentiva prima. Però me l'ha descritta un po' come una sorta di tunnel piccolino in cui entrare e poi vedere la luce, perché poi si arriva a questo, insomma, tutto questo per arrivare a trovare la dose giusta per noi, per se stessi, e arrivare a questo equilibrio in cui poi ci si comincia a sentire meglio. E da lì cominciare a fare un ciclo di terapia che dipende, alcune persone lo prendono per sempre, altri lo prendono per meno tempo. Il mio obiettivo non è prenderlo per sempre, ma lo vorrei prendere per magari a me hanno detto un anno e mezzo, perché i primi 6 mesi sono per stabilizzarsi. In più mi parla appunto degli effetti collaterali che può avere questo farmaco, che sono in particolare due, che sono la perdita della libido o comunque la difficoltà a raggiungere l'orgasmo e un po' di appiattimento emotivo, che non significa essere uno zombie. Chiaramente se mi sentirò uno zombie sarò la prima a smettere questo farmaco, perché non voglio essere uno zombie, però come dicevo prima, se il mio raggio emotivo è così, probabilmente si ridurrà un pochino e riuscirò a essere un po' più calma e razionale, che in realtà è proprio quello che cerco, quindi va benissimo. Quindi torno a casa e mi informo, mi cerco di informare, poi io sono un po' ossessiva, da ricerco ovunque, vado su YouTube per cercare non lo so, delle esperienze di qualcuno e trovo miliardi di video in inglese e zero in italiano. E come ho detto all'inizio, mi stupisco molto, anche se poi in realtà non mi stupisco, cioè in Italia questa cosa è ancora troppo uno stigma per esporsi a parlare di antidepressivi o della propria esperienza con antidepressivi, perché non ci posso credere che sono l'unica ragazza che prende questo farmaco, che ha deciso di fare questo percorso. Dopo vari giorni di pensare, leggere, chiedere ai miei amici più cari e fidati, e soprattutto alla mia psicologa, perché in realtà era il parere che mi interessava di più, perché mi conosce ormai da 4 anni, sa tutto di me, cose che nessuno saprà mai,
tutti i demoni interiori e tutte le cose che mi porto dietro da anni, il suo parere mi interessava molto. E lei non mi dà mai, non mi dice mai fallo o non farlo. Però mi dice, mi guarda e mi dice, ok, hai provato di tutto, hai fatto un percorso, sei migliorata, perché no? E quindi io l'ho preso come un sì in realtà, che ero già orientata a un sì e quello è stato come ok, basta. E quindi chiamo il mio psichiatra e gli dico ok, ho deciso di intraprendere questo percorso con queste pastiglie. Mi dia tutte le indicazioni per le prime settimane e niente, quindi la prima settimana sarà prendere 25 mg, che è mezza pastiglia, la mattina. Dopodiché, dopo una settimana, passerò a 50, che è una pastiglia intera, e questo per 3 settimane, e da lì monitoreremo un po' come mi sento e se quella può essere la dose giusta o se bisogna aumentare e vedremo fino a che dose arriveremo. Io, da quello che ho letto, tanti arrivano a sentirsi bene a 100, a 75, 120, dipende. Vedremo come andrà. Però sono molto contenta, un po' spaventata dell'inizio, dato che mi hanno detto che ti senti un po' male e ho paura un po' dato che devo lavorare, ho paura di sentirmi ancora più ansiosa, di sentirmi, in inglese si dice overwhelmed, tipo che tutto è troppo, no? Quindi ho paura di sentirmi un po' così. Però sono felice perché mi sto prendendo cura di me, mi sto prendendo cura della mia salute mentale, mi sto volendo bene, che per me è una cosa molto difficile fare, però era uno dei miei propositi di quest'anno e lo sto facendo. E indipendentemente da se andrà bene, se andrà male, lo sto facendo, quindi sono contenta. Come dicevo prima, il mio obiettivo non è prendere un farmaco tutta la vita, non voglio, motivo per cui volevo smettere le pastiglie per dormire perché non voglio essere dipendente da qualcosa tutta la vita. Come mi diceva la mia psicologa, userò questo tempo come un booster, questo sarà una sorta di booster che mi farà stare meglio, che probabilmente mi toglierà l'ansia, mi farà gestire certe situazioni nella mia vita in maniera più razionale. Quindi lo userò a mio favore per costruirmi intorno una vita ancora più appagante, più sana, eliminare dalla mia vita cose tossiche che magari adesso non riesco a eliminare perché non riesco a prendere scelte razionali. Quindi avere dei raggi emotivi più equilibrati. E in poche parole stare meglio. E quindi una volta finito il ciclo, che sarà un anno e mezzo, 2 al massimo, spero, una volta finito il ciclo, avere delle basi talmente solide per cui poi quando smetterò questo farmaco potrò dire ok, posso camminare con le mie gambe senza avere paura che mi vengano attacchi di panico, senza aver paura che mi vengano attacchi d'ansia, senza aver paura di essere sommersa da emozioni che non riesco a gestire. E questo è il mio obiettivo. Spero di riuscirci, non lo so, però sono contenta di imbarcarmi in questa avventura e niente, vi terrò informati. Ciao! Una cosa che ci tenevo a dire, che poi mi è venuta in mente dopo aver registrato tutta la pappardella del video, è che in realtà io sto facendo questi video non per diventare una youtuber per chissà che cos'altra cosa o scopo, perché ho già il mio lavoro e mi basta quello, ma davvero vorrei tantissimo che la parola psicologo, la parola psichiatra, la parola antidepressivo, parlare dei propri
problemi di salute mentale che possono essere qualsiasi, anche l'ansia è un problema di salute mentale, anche un attacco di panico, non sia una vergogna. E veramente siamo nel 2022 e secondo me è ora che si parli di più di queste cose. Quindi ne parlo anch'io con molta fatica, ma secondo me bisogna parlarne.